Fabio Yates, un uomo di 43 anni originario di Silvia, è morto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava a Trapani, in Sicilia, presso la casa della fidanzata Giulia. Fabio era partito per cercare conforto dopo la recente perdita del padre Luciano, scomparso solo 18 giorni prima. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre Fabio è stato colpito da un malore intorno alle 6 del mattino. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarlo. Si sospetta che la causa della morte sia stato un infarto. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Silvi, dove Fabio era molto amato per la sua gentilezza e generosità. Numerosi amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore sui social, ricordandolo con affetto. Fabio lavorava per un'azienda di birra artigianale e aveva lasciato un segno nella sua comunità. Lascia la fidanzata Giulia, la madre Adriana e il fratello Lorenzo.